Medicato in ospedale, non è grave, l'autista aggredito. Del magistrato che indaga sugli episodi di violenza dei Notav, ma l'episodio aggrava la tensione sulla Torino-Lione. L'aggressione all'autista del magistrato torinese Antonio Rinaudo, che indaga sulle violenze dei Notav. Tre uomini incappucciati lo hanno malmenato. Giuseppe, questo il suo nome, è stato medicato in ospedale, non è grave, ma certamente l'episodio è molto inquietante e aggiunge tensione attorno all'opera sull'alta velocità. Elena Cestini. L'hanno aspettato sotto casa, in tre, centro di Torino, un venerdì sera qualsiasi. Poi gli sono saltati addosso, incappucciati. Lui, Giuseppe, autista del PM Antonio Rinaudo, è un passato da carabiniere, si è difeso. Curato al pronto soccorso del Mauriziano, non sembra grave, ma questa aggressione, per ora orfana di rivendicazioni, aggiunge tensione a un clima già teso. Quello in cui si muove il PM Rinaudo, titolare di diverse inchieste delicate, con il collega Andrea Padalino, è sul maxi processo sugli scontri in Valsusa, in corso all'aula bunker delle Vallette, 53 imputati. Diverse le udienze in cui sono stati gridati insulti pesanti contro i PM, ma Rinaudo ha seguito anche l'inchiesta che ha portato a processo una quarantina di anarchici per diversi episodi, tra cui l'imbrattamento con il letame del ristorante Il Cambio e poi fatti e disordini fuori dal CIE. Così le indagini per l'aggressione all'autista del PM sono a 360 gradi, ma la pista più battuta sembra quella degli ambienti anarco-insurrezionalisti e antagonisti estremi.